Ebbene, abbiamo un ospite molto particolare questa volta e con un senso di timore, con un senso di deferenza che noi ci imponiamo con questo ospite qui, in questo studio, perché si tratta di Aristide Pasqualotti, sì, avete capito bene. Aristide Pasqualotti, chi non lo conosce, chi non ha ascoltato le sue liriche, chi non lo ama. Aristide Pasqualotti, docente di rima tarattica e letteratura sfittica, professore di semeiotica del verso e grammatica strofale, vate e poeta. Lui non ha mai accettato di comparire in pubblico, ma per noi ha detto sì. E noi ne siamo onorati e anche un po' sconvolti, diciamolo. Benvenuto. Bentrovato. Grazie, professore. Beh, insomma, come mai qui? Ebbene, Sì. ho deciso Sì, certo, di accettare il vostro invito. Sono molto lo riservato sappiamo, e non accetto di uscire dal mio ambiente. ne siamo onorati, Ma per professore, questa volta ho grazie, deciso di avere a che fare con l'ignoranza. no, scusi, professore, il nostro pubblico è un pubblico colto che ama la poesia, glielo La assicuro. lirica Sì. Sì. che ho composto questa notte ha un titolo evidentemente potente. Il mare. Il mare, già una poesia naturalistica, bella, bella. Questo è il titolo. Sì, certo. Ora farò un intervallo Come mai? perché se no non si capisce dove finisce il titolo, inizia il poema. No, ma non lo capiamo nemmeno. Sì, Titolo: vabbè. Il mare. Il mare. Bello, molto Poesia. bello. Poesia, sì. L'ascoltiamo. Il mare. Milioni e milioni di chilometri senza nianza. Questo senso di vuoto. Sì, si calma così. Senza un pub, Sì? senza un bar, Senza un bar? senza niente. Bello questo senso di immensità del mare. Sì, molto bello. Accidenti, Cosa succede, devo professore? andare in bagno. Oh, mi scusi. Sì, adesso provvediamo. Per favore, Cosa sta dicendo, giovanotto? Lei mi ha detto. Fa parte della lirica. Ah, mi scusi. Sono al mare e devo andare in bagno. Ah, Cosa ok. dice? Grazie, ho capito. Silenzio. Scusi. Il mare che ti ama e ti Eh sì. sollaccia. Nel senso di tempesta, lei intende dire, Nel suppongo. senso di tempesta, Sì, naturalmente. certo. Avevamo intuito. Il mare. Sì, c'è spesso il titolo negli Nella tempesta già risuona. Sì. Il mare. Esatto. Quel che era onda è cavallona. Cavallone è un termine che non è cavallone, casomai, cavallone. Scusi se mi permetto, ma cioè. Giovanotto, Sì, mi dica. che cosa sta dicendo? Già risuona cavallona. Se mettevo cavallone non faceva rima, licenza poetica, no? Ah, Silenzio. è una ricerca, scusi, scusi. Il mare, Sì, non so, è meglio che si inferma qua. dove un gelato costa quanto un appartamento, È vero, effettivamente è dove vero. la barca non sta mai ferma e non puoi vomitare contro vento. Beh, professore, mi sembra un po'.
ipocriti. Lei forse non lo sa, ma nel 38, sì? Nell'estate del 38, io una volta vomitai contro vento. Oh, cosa, mi dispiace. Fu imbarazzante. Sì, che perché poi... Terribile. Non le dico cosa accadde. No, non ce lo dico. Andiamo avanti. Il mare... che mi lascia interdetto. Certo. Il mare, sì. Che quando è notte, sì. ho fretto, un'altra licenza poetica, molto bello, molto bello. Qui sì. Viene la parte invocativa. La parte invocativa? Beh! Più invocativa. Molto invocativa, vuol dire. O mare, che sostieni i naviganti. Senso di protezione. Perché non ti alzi e li affoghi tutti quanti? Beh, professore, mi sembra un po' eccessivo, come slancio. Un momento di rabbia poetica. Ah, ecco. Bene. Di vil crudelitate. Di spaventosa uora, assioma d'apertura, chiaror che mai non giace, di repentina pace ad ombra e di sapor paventa un tratto tace, schiudendosi all'albor. Professore, mi scusi se la interrompo, ma questo è bellissimo. Questa è quella sua maniera di poetare che ha conquistato il mondo. Cioè, questo è straordinario, ma nella realtà, schiudendosi all'albor, tutto quello che ha detto è un giovanotto. Po'... Giovanotto. Sì, cosa vuol dire? Giovanotto. Sì, cosa vuol dire? Non ne ho la minima idea. Facciamo il suo. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, professore, scusi, che l'indiretta via, sì, no, era perduta. Professore, mi scusi, questo sembrerebbe, per carità, somiglia un po' a Dante, Dante Alighieri, questa cosa. Cosa sta dicendo? No, dicevo, nel mezzo del cammin. Mi sembra Dantuccio. La... Sì, Dante Alighieri. Tornato grosso. Sì, no. Era in classe con me, mi ha fregato la poesia. Come era in classe con lei, professore? Non è possibile, me lo ricordo. Ma le ha fregato Dante Alighieri? In seconda B. Ma non è possibile. Al terzo banco, con me solo. Dante... prendevamo in giro. Professore, Dante... Mi ha fregato la poesia. Dante le ha fregato. Sempre stato un ladruncolo, credimi. Ma lei lo conosceva, professore? Mi ricordo che lui ci aveva sempre la merenda con pane e melanzane. Dante? Che gliela fregavamo. Lei le frega... E Antonetto. Chi è Antonetto? Certo, ma me lo ricordo dal tuo gioco. Noiosissimo. Si confonde. Mi ha fregato la prova, pensa. Cioè Dante Alighieri mi ha fregato. Un personaggio ignobile. No, come, scusa, anche lui, voglio dire. Fatta salva la sua. Professore. Professore. Professore? Professore? Beh, è un momento particolare di questo nostro incontro in cui la poesia ci ha avvolto e la poesia ci ha dato la possibilità di uscire dalla banalità, sicuramente. Noi ringraziamo il professore di essere stato qui con noi e ci auguriamo di averlo con noi la prossima volta. E passiamo la linea allo studio 19. Grazie, grazie, grazie. Ti passiamo la linea. Allo studio 19, grazie.